ciao a tutti, buon Natale, buona domenica, tanti auguri alle vostre famiglie, ai vostri cari e tanti auguri da Note di Profumo, da Loretta che gli auguri ve li fa sempre con un profumo. Sono sempre auguri profumati. Oggi c'è anche Ginevra in questo video speciale natalizio che potete vedere sullo sfondo con il suo collarino natalizio. Oggi ha anche il collarino rosso, non vuole venire, vediamo se si fa vedere, però non si vede perché ha tanto pelo, essendo una micciona a pelo lungo, non si vede il suo collare rosso, vero? C'è anche un ciondolo super natalizio, è super natalizio oggi Ginevra. Ma iniziamo subito a parlare ovviamente di profumi, di quattro profumi che hanno dei sentori natalizi, che si adattano perlomeno bene a questa atmosfera di Natale. E inizio subito con un body spray che, pur trattandosi di un body spray, ha una buona persistenza di Bath Body Works. È Natale dentro un flacone e si chiama Vanilla Bean Noel. Vanilla Bean Noel sa di vaniglia, di panna montata e di biscotti allo zucchero. Insomma, è un gourmand proprio a tutti gli effetti. Ha una buona durata sulla pelle, è una fragranza dell'allegria, adatta a grandi e piccini, ma tanto anche ai piccini e più piccoli. Potrebbe benissimo essere adatta a questa fragranza anche per un adolescente, una bambina, magari spruzzato sugli abiti, perché per quanto riguarda i bambini io consiglio, se sono anche molto piccoli, di non spruzzare direttamente sulla pelle i profumi, essendo la loro pelle molto delicata. Ma questo profumo è buonissimo ed ha un'ottima durata sulla mia pelle. Va sicuro, tra l'altro, che sugli abiti, se viene spruzzato abbondantemente, si riesce a sentire anche il giorno dopo. Questo lo trovate da Bath Body Works nei negozi che ci sono anche in Italia. Io ho la fortuna che ci sia un negozio qui nella mia città e la trovo davvero buona. Questa è un'edizione speciale per questo Natale 2022. E un profumo che è una scoperta recente, si tratta di un profumo in olio, si chiama Oyuni ed è del marchio Al-Aramein. C'è Ginevra che sta facendo il diavolo a quattro lì dietro. Guardate innanzitutto che flacone spettacolare. È bellissimo nei colori proprio natalizi del verde, del rosso, dell'oro con queste pietrine. È un flacone piuttosto anche solido, si sente in mano piuttosto solido e questo olio è da 30 millilitri, mi sembra. Adesso non mi ricordo bene la quantità. Ecco, così sono fatti comunque i flaconi in olio. Questo è un profumo fruttato con note ambrate. È una delizia questo profumo in olio ed è piuttosto duraturo anche sulla mia pelle. Meraviglioso, meravigliosa questa fragranza. Ha note di ananas, rosa e bergamotto in testa. Come note di cuore abbiamo la pesca, la fresia, la mele. Come note di base abbiamo i dolciumi, il tabacco e il patchouli. E adesso apro a Ginevra perché sta veramente correndo in giro come una pazza. Non so se chi ha gatti mi capisce, i gatti hanno dei momenti nei quali esplodono e corrono come pazzi, si arrampicano di qua e di là e credo che sia venuto uno di questi attacchi di vitalità tipici dei gatti. Tornando al nostro Oyuni, è un profumo davvero splendido, un profumo anche particolare comunque, perché parte con queste note floreali, fruttate, ma poi sulla mia pelle sento uscire anche questa nota un po' del tabacco e del patchouli, quindi
non è proprio da regalare alla cieca, proprio per questa nota di patchouli e di tabacco che la fragranza ha sul fondo. Ma la cosa interessante di questo flacone, che adoro letteralmente, è il fatto di poterlo riciclare, perché dovesse terminare la fragranza o non dovesse piacervi il profumo, la potete sempre ripulire, lavare e disinfettare. Questo io lo faccio di solito con dell'alcol buon gusto, che superi mi pare che sia 90 gradi l'alcol buon gusto, quindi funziona anche un po' come disinfettante. E poi ci potete inserire altri oli profumati. Questo è un flacone che conserverò davvero sempre, è meraviglioso, proprio bello. E questo è del marchio Al Aramaïn, che ha molte profumazioni in olio, oltre che profumazioni in spray. Ve ne ho già parlato di questo marchio. E adesso andiamo verso i profumi retro, verso quel lato un po' romantico che l'atmosfera natalizia riesce anche spesso a suscitare. E ho voluto rispolverare in questi giorni un profumo che è il First di Van Cleef & Arpels. Questo profumo è stato creato nel 1976, è uno dei primi profumi del mitico Jean-Claude Elena. Si chiama First perché è il primo profumo di questo marchio che crea gioielli, Van Cleef & Arpels, e un gioiello sembra anche il flacone. Le note di questo profumo sono aldeidi, bergamotto, ribes nero, pesca, mandarino e lampone come note di testa. Abbiamo come note di cuore il narciso, il giacinto, il gelsomino, il mughetto, il garofano, l'ylang ylang, il rizoma di iris, la tuberosa, la rosa turca e l'orchidea nel cuore. Stiamo parlando di una fragranza davvero estremamente complessa. E come note di base abbiamo lo zibetto, che è una nota animalica, il muschio di quercia, miele, ambra, sandalo, muschio, vetiver, fava tonka e vaniglia. A cosa assomiglia questo profumo? Per darvi un'idea di cosa profumi questa fragranza mitica, allora, questo profumo ricorda il genere alla Chanel numero 5, ma è come se fosse uno Chanel numero 5 con dei lati d'ombra un po' più pronunciati. Ha un lato scuro, un lato d'ombra, secondo me, più sviluppato questo profumo. Però il genere è un po' quello del profumo aldeidico floreale. È davvero estremamente interessante questo profumo da rispolverare, e sicuramente dovrebbe piacere a chi ama profumi sul genere di Chanel numero 5. Forse anche potrei azzardare un lato leggermente più verso l'unisex, questo First di Van Cleef & Arpels. Rimane un capolavoro, una opera maestra del grande Jean-Claude Elena, e potrebbe essere un regalo gradito a chi ama profumi un po' d'altri tempi, ma allo stesso tempo eleganti, con, a mio avviso, un lato anche un po' romantico. E andando in enfatizzando il lato romantico, vi parlo di un profumo. Non vi ho mai fatto vedere questo profumo della mia collezione, che è associato a un personaggio storico, precisamente alla regina Elisabetta Sissi, la regina Elisabetta d'Austria, moglie di Francesco Giuseppe. Ed è il Fantasia de Fleurs. Qui stiamo parlando di un profumo che fu creato nel 1862 e fu creato da Creed proprio in onore della regina Sissi. Questo profumo è un profumo ovviamente di vecchia scuola, di vecchio stampo, ma è una fragranza anch'essa estremamente evocativa. Pirandello
piramide olfattiva davvero semplice, quella che viene data sul sito di Fragrantica. Abbiamo bergamotto come note di testa, la rosa bulgara e l'iris come note di cuore e l'ambra grigia come note di fondo. Anche questo profumo si fa piuttosto caldo poi nell'evoluzione della fragranza. Come caldo, secondo me, forse più caldo rispetto allo Chanel 5, diventa questo First di Van Cleef & Arpels nel suo dry down. Perché ho deciso di parlarvene a Natale? Perché molti hanno l'immaginario ormai del Trentino e dell'Alto Adige come il luogo dei mercatini di Natale, ma parallelamente sia in Trentino, ad esempio nella zona di Levico Terme, dove Francesco Giuseppe e la Sissi andavano in vacanza, cioè c'è un culto, si è creato tutto un culto dietro a questi personaggi. Vi troverete in qualche bar, in qualche locale dove ancora sono appesi dei quadri, dei ricordi di questi due imperatori. E in Alto Adige, se vi capita di andare a Merano e fare la promenade, la passeggiata, che si trova a Merano, dedicata proprio alla Sissi, vi sono dei locali, dei bar che sono davvero stupendi, e ogni angolo di questi locali è un ricordo alla Sissi. C'è addirittura anche una statua che potete vedere nei giardini che ci sono non a Bolzano, a Merano. Ma in tutto il Trentino Alto Adige comunque c'è questo culto legato all'imperatrice Sissi. Questo profumo è un profumo essenzialmente floreale, di vecchia scuola, come vi dicevo, ma potrebbe piacere a chi ama profumi del genere, come il First di Van Cleef & Arpels. Senz'altro è questa una fragranza estremamente, dico estremamente, elegante, e a volte è bello anche portare, per chi si sente di portare questo tipo di fragranze, profumi che abbiano questo sapore un po' retro e romantico. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video del 25 dicembre, video nel quale vi voglio fare i miei auguri nuovamente di cuore per questo Natale e per queste feste dei prossimi giorni, ma sarò ancora con voi, ci rivedremo ancora qui nel canale di Note di Profumo. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo a prestissimo, ciao!